Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. Campanaro, campanaro. Non si dimentica mai. Eccoci tornati in diretta, do il buongiorno al coach Nuccio Geri, fresco di nuovo in carico. Buongiorno coach, come stai? Ciao Giovanni, bene, abbastanza bene. Allora, abbiamo novità dal campionato del Centro Sportivo Italiano del CSI. L'attendiamoci salutato Francesco Creazzo, che rimarrà saldo nel team di Don Valerio, riparte da Nuccio Geri. Nuccio, questo accordo quando è nato innanzitutto? Guarda, 7-8 giorni fa, 10 giorni fa, uno dei ragazzi di Attendiamoci, che ora in questo momento non ricordo, mi chiese, che mi incontrò sul corso, dice: Nuccio, ma se tu sei libero, perché non vieni a darci una mano? Io ero reduce da una caduta, eccetera, eccetera, al di là del fatto che mi ero lasciato in buoni rapporti con l'Evergreen, però certo, queste cose fanno male a tutti. E allora dissi: datemi qualche giorno di tempo, perché ci devo pensare, anche perché pure il Bar Noir, come al solito quando succedono queste cose nella persona di Postorino, eccetera eccetera, sempre mi accennava: vieni lo stesso, vieni da noi, eccetera eccetera, dai una mano a Daniele. Ho detto io: guarda, Daniele è una persona di una squisitezza umana. Daniele Sacca, per chi non lo sapesse, insomma. Certo. E io non posso venire a disturbare, a fare, poi c'è già mio figlio, eccetera eccetera, basta così. E quindi ieri sera ho avuto, nella mattinata di ieri o nel primo pomeriggio dell'altro giorno, ho avuto una telefonata dall'amico Nino Sigla, il quale con molta garbatezza mi ha dato un appuntamento proprio lì all'associazione dell'ONLUS. Attendiamoci. E ci siamo trovati lì alle 18 insieme al vicepresidente, che se non sbaglio è Mazza Giovanni, e un altro giovane che è al servizio dei giovani, che è Autorità Neo Fulvio. Quindi erano queste tre persone che mi hanno reso edotto di tutto quello che questa associazione fa. Ed è veramente una cosa che fa veramente bene. Io ho capito che è un'associazione per l'aggregazione dei giovani, e i giovani al servizio dei giovani e per la formazione completa delle persone. Quindi sono tante le cose che interessano, e i compiti principali di questa associazione sono dei percorsi formativi, una gestione dei beni confiscati, centri di aggregazione giovanili, laboratorio di creatività, perché me li hanno fatti vedere pure anche, un campus residenziale e poi lo sport, il teatro e la musica. Infatti ieri sera, mentre noi parlavamo in una stanza, nell'altro, nel salone, c'erano delle ragazze che suonavano, ballavano, eccetera eccetera. Veramente fa piacere sentire, perché proprio il loro detto è: metti in circolo il tuo talento. Ragazzi, applausi a Nuccio Geri, che ha sintetizzato tutta l'attività di Attendiamoci. Fantastico Nuccio, guarda, fantastico. Allora, arrivano i primi messaggi. Ti saluta Gianluca Romeo, che dice: comunica a Nuccio che sto giocando 40 minuti a partita in quel di Arezzo a 37 anni, come nell'Olimpic. È di una squisitezza unica Gianluca, io gli voglio un bene da morire, perché era uno dei ragazzi che giocavano con me con l'Olimpic, quando c'era mio figlio Milo, quando c'era la Zara, addirittura Gianni Speranza, eccetera eccetera. Quindi me lo ricordo sempre con affettuosità. Quando giochi contro il Soverato, insomma. Sì, esatto, proprio. Poi ti scrive Tiberio La Camera, anche lui ricorda i fasti andati alla Wisp Tremolini, insomma. E va bene, queste sono delle cose belle, ormai è una vita, non voglio essere esagerato, però è 57-58 anni che sono nel campo della pallacanestro, dove effettivamente ho avuto sempre amici e mai nemici. Muccio, e la Viola? La Viola mi fa dannare sempre di più, perché la Viola per me è, diciamo, la squadra più importante della nostra regione, però
tutto quello che sta succedendo intorno al mister, al coach, che è Antonio Paternostro, un grande amico, non è una cosa molto valida, perché tutti questi cambiamenti, tutte queste cose non fanno che danneggiare la squadra e la società. Poi effettivamente quello che uno dice lo dice solo dal punto di vista sentimentale, basta, non è dove si può andare oltre, perché non c'è da andare oltre. Sì, bisogna stringersi a questa squadra, anche perché la 2 è un patrimonio da salvaguardare. Probabilmente è il momento migliore per diventare tutti tifosi, perché quando si vince è bello essere lì, dovrebbe, a palazzetto. Dovrebbe essere, ecco, specialmente domenica, giocare contro la squadra di Roma, che io ho visto settimanalmente in gioco e ha anche vinto, tra le altre cose, è sempre una partita difficilissima, con caratteristiche particolari, e noi invece siamo così 4, 5, 6, 7 persone prese, eccetera eccetera, che ancora non possono formare, penso, un organico, una squadra, eccetera. Comunque, sì. Lucio, tu sei sicuro di voler andare all'Attendiamoci? Sì. Certo. No, perché ci scrive Luigi Di Bernardo, Nuccio Geri, vero uomo di basket, persona distinta, gentile e con un cuore immenso. Qui secondo me si vuole liquidare quei due là, quello con la barba e quello. Assolutamente, perché specialmente quello con la barba è di una simpatia unica, ti dico, è di una grande affettuosità, e il napoletano è veramente un ragazzo splendido. Che mi pare che non è di Napoli, è di Salerno, e poi ci ammazzano qua. Di Salerno, sì. Veramente bravo. No, li salutiamo, gli facciamo i complimenti, anche perché 11 vittorie non è roba da poco, eh? Certo. No, ma poi specialmente tutto il girone di ritorno che hanno fatto, non hanno fatto altro che vincere, quindi bisogna, come si suol dire, togliersi il cappello di fronte a queste cose. Nuccio, Lamezia senza Longoria, Rende ha salutato Ward ma ha preso Venuto, secondo te chi la vince questa C-Silver? Ma questa C-Silver, guarda, io non voglio essere cattivo presago, eccetera eccetera, comunque per me Lamezia è sempre una bella squadra, però sai, c'è questa vis che, diciamo, che con questi ragazzi qua che danno tutta l'anima, specialmente Tramontana, Rizzieri, lo stesso Arillotta, eccetera eccetera, Walkwick, cioè, non si discute la base, però certo è sempre un punto interrogativo. Allora, messaggio dagli Stati Uniti d'America, ci scrive il nostro amico affezionato Daniele Tavella da Miami. Nuccio Geri numero uno mi ha insegnato a tirare i tiri liberi a Lazzaro. Sì, anche a Lazzaro con quel vento, campo, me lo ricordo, quel campo, mamma mia, e quel campo all'aperto, quindi non era così simpatico. Io ho avuto tanti di quei ragazzi, di quei giocatori che tante volte si fermano, mi salutano, mi baciano, io devo fare anche il fesso perché non me li ricordo più, perché mi capita tante volte. Me ne è capitato uno il giorno del periodo di Natale, un ragazzo splendido, altissimo, aveva avuto un 2002, era con la compagna e con la bimba, una bimba piccolina sulla carrozzella, e mi ha baciato, mi ha affettuosamente abbracciato, eccetera eccetera. E mi devi credere, ancora non riesco a capire chi è. E questo 2 metri e 2. Interrogativo. Sì, italiano. Italiano. Sì. Ed è trasferito, se non vado errato, a Milano, quindi lavora là, eccetera eccetera. Vabbè. Amici ascoltatori, per chi si ricordasse chi è questo 2 metri e 2 di Reggio Calabria che sta fuori, scriveteci pure. Qui continuano ad arrivare messaggi, Ferdinando Meduri, insomma, tutti abbracciano Nuccio. Coach, in bocca al lupo per questa nuova esperienza e trattami bene, attendiamoci, non ho dubbi. Grazie Giovanni, sei sempre dolce e squisito in tutte le tue manifestazioni. Grazie mille Nuccio. Ciao di nuovo. Era Nuccio Geri, il nuovo allenatore dell'Attendiamoci, ci sono novità grandissime per quanto riguarda l'Attendiamoci. Piccola parentesi, ho detto Salerno, scusami Fabio Farina, lo so che sei di Caserta, abbiamo parlato mille volte di Oscar Schmidt, Vincenzo Esposito, Gentile, Dell'Agnello e compagnia, quindi si tratta soltanto di un lapsus, puoi stare tranquillissimo. Per quanto riguarda le novità da Casa Nero Arancio, aspettiamo in queste ore
qualche grossa novità, vediamo cosa ci porterà il mercato, se ci saranno cambiamenti anche allo staff tecnico. Al momento l'allenatore è Antonio Paternoster, domenica si gioca, quindi vediamo un attimino cosa accadrà. Ci aggiorniamo domani sempre su queste frequenze alle ore 14:10. Buon pomeriggio. Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma e Campanaro, non si udimentica mai.